Guarda che nebbia che ci sta qua, oh! Oggi, anzi, sai che faccio io? Io percorro questo tratto, questo qua, invece del solito sentiero, dove vi conduco? Vi conduco sopra la montagna, attraverso questi insoliti sentieri. Ma qui, per salire qui, bisogna avere doti atletiche, allenati, agilità, perché qui le gambe, guarda come mentre fanno, vedete? Uno sbalzo 60 centimetri, io con un attimo sono salito. Vediamo qui, questa è un'altra roccia, la vedete? Guarda come salgo io, tac e tac, e ho fatto. Qui ci restano i soliti ginepri, però sono un po' bagnati e quindi cerco di evitarli, se no mi bagno. Anzi, sai che faccio? Ci passa. Guardate qui, guardate come salgo io, non per vantarmi, 68 anni luglio 2003 faccio il 6 di luglio, quindi modestamente, avete visto che agilità, e continuo a salire, vedete? Allora, qui per fortuna c'è dello spazio dove posso transitare per evitare questi ginepri che sono saturi di acqua. Ecco qui, vedete, sono bagnati, qui purtroppo c'è, passo per forza. Adesso c'è questa parete rocciosa che devo scalare, vedete? La metto la gamba qui, anche qui, e lo scalo, una bella parete rocciosa, anche qui, e finalmente qui, fammi passare, ecco. No, passo qui, meglio qui, va, che l'ha troppo bagnata. Vediamo qui, ginepri, 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 qua veramente mi sono bagnata. Adesso devo evitare di bagnarmi, perché sono qua un zuppo, ma si era combinata. Ecco, mi sono congiunto qua con il sentiero che conduce, il vecchio sentiero, l'antico sentiero che conduce alla Cunicella, ma più esattamente, precisamente, mi trovo sul Monte Penna, area archeologica di città Ancizia, 4 secolo avanti Cristo. Qui abbiamo una deviazione e vediamo dove conduce.